Saluto i colleghi della stampa e rinnovo il benvenuto della Lega, di Federbet, del Credito Sportivo, per questa giornata importante sul piano della crescita continua del movimento sportivo. Oggi abbiamo messo a punto con i nostri atleti, l'abbiamo fatto prima con gli atleti della prima squadra, adesso lo faremo con una rappresentanza del settore giovanile, l'importanza di procedere con questo processo informativo per quello che riguarda i rischi che il movimento calcistico, i calciatori in particolare, corrono per quello che riguarda il discorso le scommesse, per quanto riguarda il coinvolgimento, il loro coinvolgimento nell'area delicatissima del mondo delle scommesse. È stata una mattinata importante perché abbiamo avuto un contributo molto concreto sugli esempi che hanno in qualche modo condizionato il movimento calcistico negli ultimi anni. E abbiamo anche capito attraverso queste testimonianze, attraverso questa operazione che vede appunto Lega, Federbet e Credito Sportivo impegnati in questo tour che stanno facendo in tutta Italia attraverso le società di Serie A e di Serie B, abbiamo compreso ancora di più la portata di questo fenomeno e anche quali sono dal punto di vista dei punti di riferimento le possibilità che abbiamo tutti quanti noi per proteggerci da questo fenomeno. Noi siamo, come voi sapete, all'interno di un movimento che in qualche modo vogliamo contribuire a far crescere, perché siamo consapevoli che crescendo il movimento calcistico, crescendo il movimento sportivo, cresciamo noi che ci stiamo dentro, e quindi mattinate come queste vengono salutate dall'Ascoli Picchio con grande soddisfazione, con grande anche piacere, considerando che sono, come ho detto, giornate molto concrete, giornate di attenzione. Abbiamo chiesto ai nostri calciatori di rappresentare loro stessi dei diffusori rispetto a quello che ci siamo detti stamattina, perché immaginiamo che quest'opera informativa possa funzionare ancora di più se i nostri calciatori, se tutti noi che stiamo vicini ai nostri calciatori rappresentiamo un esempio anche per tutti i giovani e rappresentiamo appunto dei riferimenti affinché i principi che caratterizzano la qualità di questo sport siano in qualche modo tenuti in considerazione da tutti. Quindi ringrazio nuovamente tutti gli ospiti che ci hanno dedicato questa mattinata, che sono venuti nella nostra casa, che sono venuti ad Ascoli e hanno dedicato all'Ascoli Picchio la loro attenzione, perché questi sono secondo me i momenti, sono i passaggi che servono a in qualche modo far crescere tutto il movimento. Buongiorno, grazie per la vostra partecipazione, un ringraziamento anche alla società dell'Ascoli e al dottor Cardinaletti per l'ospitalità. Oggi la Lega organizza un progetto denominato Regoliamoci. Tutto parte dalla conoscenza Regoliamoci, sul presupposto che le regole per essere rispettate devono essere prima conosciute. Il progetto si suddivide sostanzialmente in due fasi, promozione delle regole di gioco e promozione di regole di comportamento. Nella prima, abbiamo diffuso in qualche modo le regole del calcio, quindi con la nuova edizione del regolamento del gioco del calcio, edito da FIGC e AIA, rivestito e personalizzato con una controcopertina con una nota del presidente Abodi all'interno, facciamo una diffusione ai tesserati, prima squadra, settori giovanili, faremo anche una diffusione più ampia e capillare anche nelle scuole dei territori che ospitano le società di B. Il secondo step del progetto è quello che abbiamo denominato le regole del gioco pulito, ovvero le regole di comportamento. Il progetto si sviluppa sostanzialmente in un tour che coinvolge tutte le 22 società che partecipano al campionato di Serie B, con riferimento alle prime squadre e ai settori giovanili, quindi primavere e ai nazionali.
Siamo stati già in 19 società, concludiamo insomma nelle prossime settimane, insomma saremo andati a trovare insomma tutte le 22 società. Parliamo di regole di comportamento, nello specifico parliamo di frodi sportive, di un tema diciamo che ahimè è attuale, è stato attuale anche nel recente passato. Andiamo da quest'anno con una squadra, con un team diciamo ancora più nutrito, insomma. Giovane. In primis con l'Istituto del Credito Sportivo, partner della Lega B in diversi progetti, in primis quello infrastrutturale attraverso il progetto di Futura e la collaborazione insomma, che ci vede insieme nei progetti diciamo, di realizzazione e ammodernamento di stadi o centri di allenamento. Alessandro Boris, oggi qui con noi, ha spiegato questa mattina ai ragazzi della prima squadra, spiegherà poi ai settori giovanili quali sono le implicazioni sia etiche che commerciali derivanti dalle frodi sportive. Da quest'anno, da questa stagione sportiva, la Lega B si avvale anche di un altro partner, che è Federbet. Federbet, rappresentata oggi da Francesco Baranca, che è il direttore generale, si occupa per la Lega Serie B del monitoraggio, quindi il controllo delle quote, insomma, delle partite del campionato Serie B con te.it 2015-2016. Partecipa al tour, spiega ai ragazzi, insomma, ai relativi staff quali sono le dinamiche legali, quindi come sono cambiate insomma, le normative in merito e come avviene il monitoraggio delle loro partite. Quest'anno la Lega Serie B si avvale anche del prezioso contributo di Simone Farina, ex calciatore del Gubbio, è stato coinvolto, come sapete, qualche anno fa in una vicenda di frode sportiva e partecipa con noi al tour e racconta ai ragazzi la sua esperienza. Alessandro. Buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto il dottor Andrea Cardinaretti, l'Asco di Picchio per l'ospitalità e la prima squadra in cui abbiamo fatto la sessione della mattina per l'interesse e per la partecipazione. E io sono Alessandro Boris del Credito Sportivo. Il Credito Sportivo è l'unica e ultima banca pubblica che finanzia l'impiantistica sportiva. Qui ad Ascoli con l'amministrazione comunale abbiamo finanziato la demolizione, quella che poi sarà la ricostruzione della tribuna est e i rifacimenti dello stadio, dello storico stadio del Tulla. Così come facciamo con l'impiantistica sportiva in tutta Italia per tutti gli sport, chiaramente il calcio non è un mistero per nessuno, la fa da padrone, è un asset di business molto importante, il più importante è anche quello su cui si investe maggiormente. Quindi come Credito Sportivo siamo a fianco della Lega, come diceva Gianluigi prima, e per quella che è la nostra mission, quella di ristrutturare e finanziare l'impiantistica sportiva. Però non possiamo non essere a fianco di progetti come questo, che va contro il match fixing, contro il calcio scommesse, contro le frodi sportive, perché al di là del valore etico, insomma è sotto gli occhi di tutti, chiaramente uno va allo stadio per vedere una partita dove le squadre giocano fino alla fine per vincere una contro l'altra, non certo per combinare una partita, non va a vedere uno spettacolo, se non va a vedere uno spettacolo a teatro, va a vedere un'altra cosa. Quindi lo sport si porta proprio intrinsecamente questo aspetto dentro e purtroppo però il calcio scommesse, le combine di questi ultimi anni, il calcio ha mostrato la sua faccia peggiore. Cremona, treni del gol, dirty soccer, chi più ne ha più ne metta. Voi operatori dell'informazione sapete benissimo quante paginate di giornali. Quello che spieghiamo ai ragazzi è che non è che queste paginate di giornali, a prescindere da chi venga più, cioè chi venga coinvolto e indagato, e poi la giustizia sportiva, la giustizia ordinaria che fa il proprio corso, e sono purtroppo scandali che vanno contro tutto il movimento, come diceva il dottor Cardinaletti, contro tutto il movimento sportivo. Movimento sportivo che si deve difendere, si deve tutelare, perché questi scandali allontanano le persone dagli stadi che si svuotano, allontanano gli sponsor, creano problemi alle società con la norma cardine della responsabilità oggettiva e poi alla fine, quello che diciamo ai ragazzi, creano problemi a loro per i loro ingaggi e per i loro contratti, perché parliamo di calciatori professionisti che per lavoro giocano a pallone,
e quindi da questo punto di vista è una filiera economica che si erode. Noi come credito sportivo, come banca dello sport, banca pubblica dello sport, quindi ci teniamo a ribadire banca pubblica dello sport, abbiamo il dovere, proprio è importante sottolineare questo, di preservare quella che è la cultura dello sport pulito e di fare in modo che se una società investe per migliorare, per far crescere i propri calciatori in un altro ambiente, per dare più infrastrutture a spettatori e calciatori, ma chiaramente la società investe con dei ritorni economici e la banca ha necessità di sapere che quell'investimento rientra, perché sennò altrimenti anche la banca perde la sostenibilità economica dell'investimento. A noi ci è capitato purtroppo che alcune società di serie inferiori abbiamo chiesto dei finanziamenti che non abbiamo potuto dare perché coinvolte in scandali o presunti tali, comunque con penalizzazioni e comunque con bilanci che si sono impoveriti, distrutti, e questo è quello che significa la perdita economica del valore del calcio. Il calcio è uno sport bellissimo, è una passione soprattutto perché vive di passione, quindi deve preservare il suo valore più importante. Il valore più importante che il calcio ha, e questo riguarda dirigenti, operatori, tutti quelli che ruotano intorno al mondo del calcio, è la credibilità. Se il calcio perde la credibilità, perde tutto il resto. Grazie. Buongiorno, sono Francesco Baranca, direttore generale di Federbet. A partire da quest'anno stiamo a fianco della Lega di Serie B, ma soprattutto a fianco di tutte le 22 squadre che la rappresentano, per cercare di eliminare una volta per tutto, comunque di attutire gli effetti deleteri di quel fenomeno che, come giustamente rappresentavano antecedentemente i miei colleghi, ha ammorbato il calcio italiano a cadenza ciclica negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni di storia del calcio. Il mio compito è quello di spiegare ai calciatori, alla società, ai tesserati che questa non è la giornata dell'interpreti, ma una delle giornate che dedichiamo sui 365 giorni all'anno controllando le partite, controllando che tutta vada bene. A partire da quest'anno il sistema di monitoraggio è profondamente mutato, è un monitoraggio che viene svolto ex ante, è un monitoraggio che fa sì che nel momento in cui ci siano dei problemi la società e la Lega vengano avvisate in anticipo per evitare problemi legati poi a quello che è il cardine fondamentale del principio giuridico della responsabilità oggettiva. Ai calciatori si spiegano rischi, si spiegano il rapporto tra questi benefici che pagano nel momento in cui dovessero macchiarsi di un episodio di match fixing, si spiega ai calciatori, e questo è un elemento importante, di come in realtà coloro i quali li corrompano rischino pochissimo, e per rischiare dal punto di vista penale, soprattutto con le modifiche normative, siano essenzialmente loro, e soprattutto si spiega ai calciatori come nel 2016 il tentativo di pilotare una partita sia immediatamente identificabile tramite i sistemi diagnostici. Per ultimo, soprattutto ai più giovani si cerca di spiegare che loro siano la possibilità di un futuro migliore dello sport, e diciamo che il calcio italiano ormai le sue chance se le ha giocate abbondantemente tutte. È ora di cambiare registro, è ora di farlo in tutto il mondo, ma soprattutto cominciamo facendo partire da qua. Se poi avete domande sulle nostre risposte. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marina. Come ha detto il mio collega, quest'anno ho la fortuna di lavorare per la B. Sono molto contento perché il Presidente mi ha dato questa grande opportunità di rientrare in Italia. Ma non come ambasciatore, ma proprio sono parte operativa di questa Lega. Ho la fortuna di lavorare con Gianluigi Pocchi e organizzo amichevoli internazionali. Come voi sapete, noi abbiamo B-Italia, che per noi è molto importante dare questa opportunità ai nostri giocatori di farsi vedere anche a livello internazionale. Come ho detto prima, il Presidente mi ha dato questo ruolo, ma non per fare l'ambasciatore, ma proprio essere un collaboratore a tutti gli effetti. E ringrazio Pascoli per l'accoglienza. E niente, se avete qualche domanda, per me è più facile rispondere alle vostre domande. Sono abituato a fare interviste, quindi non alle conferenze. Sì, faccio una domanda io. La sua esperienza di Bruno Ferretti, mister Gelo, la sua esperienza nel tema di cui stiamo parlando. Lei ho letto nei giornali che insomma ha avuto anche poi dei problemi con il
mondo del calcio, cioè non è stato, per quello che ha fatto, lodevolissimo, non è stato accolto come un salvatore, ma qualcuno l'ha considerato quasi, la parola grossa però, traditore del sistema. E la domanda è, il mondo del calcio sta facendo, ha fatto passi avanti in questa direzione o ancora siamo all'omertà? No, assolutamente no, hanno fatto passi da gigante e se oggi sono qui è anche la testimonianza, ma diciamo che all'epoca dei fatti anch'io mi sono fatto delle domande, diciamo che il mio caso in particolare ha avuto un grande impatto, no, mediatico, quindi, e ci sono stati tanti giocatori implicati, no, a questa vicenda, quindi secondo me si cercava un attimo di minimizzare il problema. E ovviamente io ho un rapporto speciale con il presidente, il direttore generale della Lega, perché mi sono sempre stati vicini a livello umano e fino all'ultimo hanno cercato di trattenermi qui in Italia. Poi ho avuto questa grande opportunità di collaborare con la Aston Villa e ho deciso io poi di andare a fare questa esperienza che mi è servita molto. Grazie.